segreteria comunque, giusto? Sì, sì. Abbiamo idea? Quindi lì che c'è la sede ufficiale dell'associazione. Intanto noi oggi l'abbiamo incontrata qui perché loro si erano spostati qui per l'evento di oggi, oltre che per le donne messicane. Sì, 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 sì. Per l'evento di oggi, che è un evento dedicato ai bambini, e purtroppo non avete di quanto abbiamo parlato con la nostra maestra, il problema è quello che della parola. Ma sa, qualcuno di voi già ci conosce, è venuto più di qualche volta a trovarci, quindi magari venite insieme, magari venite con i vostri genitori, ci venite a fare in vita. Io sono Giuseppe Lizzi e sono il responsabile delle attività di laboratorio e delle stampanti di funzione, e come la maestra mi diceva, facciamo parte dell'associazione Sisca. Non so, però perché è un nome così difficile? Questo nome è un perché, è una storia. Questo nome significa System Cracking. L'inglese lo studiamo, sì? Eccezionale. Significa rompere il sistema, voi già lo sapete, inutile che ve lo dico. Ed è dedicata a un ragazzo che purtroppo non so. Stavo dicendo, se facciamo parte dell'associazione Siscrack, ed è un'associazione dedicata a un ragazzo scomparso. Infatti il nome per esteso dell'associazione Siscrack è Giuseppe Porzia. Giuseppe Porzia era un genio, nominare, mettiamo così, una persona un po' particolare. Un genio, sapete chi è un genio? Sì, sì. E chi è un genio? Un genio è uno che fa cose nuove, cioè che sa miscelare, anzi più un cambio, sa mettere insieme la matematica con la fisica. Giuseppe era mio cugino e quando è scomparso abbiamo deciso di continuare il suo ricordo, perché ha fatto tanto, perché era un genio, intelligente e seguiva un movimento che noi abbiamo deciso di continuare. Il movimento che lui seguiva era quello dei makers, io l'ho scritto qua, Maker Insight, e vi spiegherò anche che questa associazione che abbiamo fondato segue i suoi principi, i suoi progetti e li porta avanti. Noi oggi siamo qui con la parte del laboratorio e vi mostreremo alcune piccole tecnologie che possono aiutarci nella vita di tutti i giorni, che sono le stampanti 3D, ne avete già sentito parlare, le stampanti, sì? E io proprio per questo volevo fare un piccolo discorso per farvi capire perché stiamo sviluppando il laboratorio, quello che la maestra ha detto in via neurale, e perché vogliamo coinvolgere le scuole, quei ragazzi e persone più grandi in un percorso comune del laboratorio all'interno del quale potete imparare qualcosa di importante, di bello, di simpatico, che può servire nel mondo del lavoro ma anche solo come hobby. Io volevo parlare della digital fabrication, la fabbricazione digitale. Voi sapete cos'è il termine fabbricazione, che cosa vuol dire? E che vuol dire fabbricare? Costruire qualcosa. La fabbricazione digitale è un tipo di costruzione, tu quando costruisci qualcosa ti sporchi le mani, ti sporchi il gioco del mondo. Esatto. Noi proprio da questo punto di vista partiamo da un nuovo tipo di fabbricazione, la fabbricazione digitale. Digitale che vuol dire? Che a qualche parte non da processi meccanici, ma un processo digitale che in questo caso è il nostro computer. Tutti avete un computer a casa. La maggior parte. È minimo. È un processo attraverso cui è possibile creare gli oggetti soli. Voi vedete, prima non c'era nulla sul piatto, ora comincia a uscire quello in disegno, quando ho finito di parlare probabilmente ci saranno degli oggetti su questo piano di scatto. Questo è proprio il processo di fabbricazione digitale, costruisce dei soliti tridimensionali, degli oggetti tridimensionali partendo da disegni digitali. C'è qualcosa che finora rimaneva sul vostro computer, ora passa direttamente nella realtà. Sembra quasi fantasia. Ha molti vantaggi questo tipo di fabbricazione perché i costi sono contenuti, è facile da utilizzare, è veloce, magari per costruire qualcosa puoi metterci più
sistema di questione di domani, ora è molto più veloce. In più, non solo utilizzi i macchinari che vedete oggi che sono stampati 3D, ma anche tanti altri macchinari, magari anche un po' più grandi e costosi, che noi non ci possiamo permettere. Però a me piace un aspetto della digital fabrication, uno in particolare. A me piace il discorso della personal fabrication, che vuol dire personal fabrication? Bravo. Quindi che vuol dire? Che costruisco per me, per quelle che sono le mie esigenze, per quelle che sono i miei hobby, per quello di cui ho bisogno a casa. E ad esempio mi sono stampato uno spray dentifricio. Mi serviva uno spray dentifricio e ne ho necessariamente bisogno. Di questa polpetta, di un fermacapelli, di un qualsiasi oggetto tu già hai nella testa. E questo ovviamente porta al fatto che io riesco subito a trovare qualcosa che mi serve. Ho un problema, mi serve un oggetto per risolvere questo problema, che immediatamente riesco ad averlo. Inoltre imparo ad utilizzare le prime macchinari, imparo il design, che magari devo progettarlo, insomma ci sono delle competenze che vanno attorno alla, anche sulla fabbricazione personale, che sono molto, molto belle. E in più, come dicevo, sviluppa e crea lo studio. Ed esempio, la prima volta che ho fatto una stampante 3D, ho cominciato a stampare di tutto. Perché era così bello anche solo poter scaricare da internet un altro oggetto tridimensionale e stampare. Come ho detto, perché è importante la personal fabrication? Perché migliora la qualità della nostra vita. O posso avere cose che magari prima non potevo avere. Per migliorare i nostri occhi, qualcuno di voi ha passato di modellismo, di... non lo so. Di action figure dei mostri, si potrebbe fare qualsiasi cosa, ma come dico in giocattoli, qualcuno di quelli che mi inserire, non li facciamo, però si potrebbero fare. Ovviamente, essendo nel mio campo, io studio informatica per sperimentare quello che studiamo, perché molto spesso, con mille ragione, è bello studiare, però magari mettere in pratica quello che studiamo è ancora più bello. E ovviamente per inventare, che vuol dire inventare? Immaginare, creare. E questo sono il posto con la filosofia a cui siamo legati, cioè diffondere le tecnologie e le competenze per metterti in condizione di inventare nuove cose, o anche di reinventare qualcosa che già c'è. Per questo io l'abbiamo scritto sulle maglie, noi seguiamo il movimento dei makers. Ora, se in inglese siete bravissimi, il verbo to make. Make. Che cosa significa? No. Difficile. Provateci. Come? Fare. I makers sono quelli che fanno. Nel senso, sono quelli che gli smanettoni, come qualcuno come conoscerà, qualcuno che si dà da fare, che soprattutto con il computer, con roba tecnologica, si mette in circolo e comincia a smontare, a ricreare, poi si sono i maker, prendono inizialmente qualcosa che è da buttare, provano la creatività, capiscono il loro funzionamento e provano a reinventarla. Ovviamente sono pazzi per il fai da te, nel senso che certo non pensano a guadagnare soldi, che poi un giorno magari avranno un lavoro, però fondamentalmente lo fanno per divertimento e per imparare e per avere qualcosa che effettivamente gli serve. Senza andarla a comprare in un negozio o si cerca innanzitutto di farla da ovviamente questo mette insieme tante materie, come ad esempio l'ingegneria elettronica, la robotica, l'informatica, si riesce a metterle insieme. Io li ho definiti pazzi, no, dei pazzi, che vuol dire che chi è un pazzo? Uno che non sa quello che c'è. Diciamo che di solito il pazzo è quello strano, nel senso che fa qualcosa fuori dal normale. Però non è detto che fare qualcosa al di fuori del normale sia sbagliato. Ossia, può essere qualcosa di geniale, qualcosa di talmente pazzo perché è fuori dalle regole. E quindi sono delle persone fuori dalle regole perché credono in un mondo fantastico. C'è un mondo che effettivamente non è proprio così, ci sono le guerre, c'è tanto inquinamento, c'è poco lavoro, c'è crisi, questo sicuramente già l'hai cominciato a sentire come termine. Allora i maker credono in un mondo diverso, in un mondo fantastico, in un mondo senza sprechi, in un mondo intelligente, in un mondo collaborativo. Quindi c'è un mondo senza sprechi. No, ho detto ripeti. Perché l'ho detto ripeti?
Perché noi facciamo educazione allo spreco. Educazione a sprecare? Educazione allo spreco. Esatto, in un mondo senza sprechi. Perché il mondo non è così intelligente come ci aspettiamo. E spesso le cose vengono fatte più per convenienza che per efficienza. E noi crediamo più invece in un mondo efficiente, in un mondo che funziona bene e soprattutto che viene tutelato da noi stessi. Proprio per questo non l'avete sicuramente ancora studiata, ma credo in una rivoluzione industriale. Che cos'è la rivoluzione? Un cambiamento, un grande cambiamento. In questo cambiamento i maker pensano che l'uomo diventerà più produttore, cioè diventerà produttore e consumatore al tempo stesso, come una volta quando, non lo so, Stranorno gli raccontava che per mangiare faceva l'orto, no? Per mangiare, perché magari i soldi erano pochi, oppure qualcuno ancora ce l'ha, perché è una cosa conveniente. Esatto. Il maker crede che ognuno di noi sarà produttore e consumatore. Noi lo facciamo, chiedo scusa, come l'abbiamo fatto? Cioè tu l'abbiamo servito dal libro? No. Dal libro? Il libro che? Di Maurizio Palma. Ah. La decrescita di. Beh. Molto possibile. Vero? Sì, sì. Quindi noi saremo in grado, siamo già in pratica da Luca, regolare i nostri bisogni in base, cioè noi stessi saremmo in grado di soddisfare i nostri bisogni. Stamattina mi alzo, ho bisogno di uno spazzolino, riuscirò a costruirmi uno spazzolino, magari. E questo fare in modo che, vi faccio sempre un esempio banale. Tu oggi vuoi una macchina, ti sei alzato stamattina con una macchina, la vuoi rossa, la vuoi con le ruote grandi e la vuoi con un motore potentissimo. Quindi te l'immagini in un certo modo, che fai? Cioè, andare a comprare, no? Fare il negozio, dicono guarda, abbiamo una macchinina blu, con le ruote grandi e il motore potente, però la voglio rossa. Mi piace. Allora, ti fa vedere, allora, quella rossa. Però con le ruote piccole, perché non trovi mai quella che effettivamente ti piace, quella che effettivamente hai bisogno. Essendo tu un giorno invece in grado di produrre da solo, o buona parte di quello di cui hai bisogno da solo, non avrai più bisogno di un'azienda, un qualcuno che pensa per dei trasporti, un consumatore con uno spreco, sarai in grado da solo di soddisfare il bisogno. È bello, no? Ormai ti alziamo e facciamo macchine rosse, velocissime così. Allora, mettiamo che vi ho convinto, volete essere dei maker pure voi. Che sì, però che fa? Che fanno tutti gli effetti? Per riempire di chiacchiere, vedete qua ci sono dei piccoli esempi. Cosa può fare? Per il mio piccolo, vedete un drone, voi sapete cos'è un drone? Sì. Cos'è un drone? Esatto, una macchina che vola, tipo un elicottero, mettiamo così, però con due eliche che vola. Io ad esempio un drone l'ho costruito con una stampa, ho stampato i pezzi, ho comprato le eliche, il motore l'abbiamo costruito e l'ho utilizzato, ad esempio quello che vedete in mezzo, ci tengo sempre a parlare di quello che l'ho portata, è Arduino, un'elettronica magica che è in grado di collegata a qualsiasi apparecchio, è in grado di farlo controllare, di fare delle cose nuove, di ridare vita a vecchi elettrodomestici o di dare nuove funzioni a quelli del corrotto, ad esempio collegato alla lavatrice e permetto che con un messaggio mi fa parte del lavaggio. Ovviamente è sempre un meccanismo come da te, quindi non è che vi aspettate magari una grande efficienza, perché sta a voi realizzare l'efficienza, non ci sarà un'azienda che vi aiuterà, però vi dà tante possibilità. Ad esempio qui invece vedete una mano robotica, o ancora questo è un robot. Lo vedono tutti, questo lato non vede. Ma non si allarga, non si mette a risalire.